Buonasera a tutti, buonasera agli spettatori di A Tu per Tu sulla pagina Facebook, in diretta sulla pagina Facebook di Marietta Tidei, che vedete insieme a noi, co come di consueto abbiamo un ospite, è un ospite di rilievo, è il vicepresidente della Regione Lazio e nonché assessore al bilancio, alla programmazione economica e un sacco di altra roba, Daniele Deodori. Ciao Daniele, grazie di essere con noi. Allora, io direi mezz'ora, la formula la ricordate, il pubblico ormai che ci segue da tempo lo sa, fate domande sulla diretta Facebook, noi le leggiamo in diretta e le passiamo, diciamo, agli ospiti. Però la prima, ovviamente ancora domande non ci sono, la prima come al solito la faccio io e direi partiamo, come sempre dall'attualità stretta che è quella a cui forse di più la gente è interessata in questo momento, che è il tema dei vaccini. Soprattutto la Regione Lazio sta facendo un lavoro davvero molto buono e la vaccinazione sembra aver preso la strada giusta. Presidente, allora, che ne Sì. pensi? Beh, indubbiamente, insomma, come regione sulla campagna vaccinale stiamo andando molto bene, insomma, lo riconoscono soprattutto i cittadini, perché poi la cosa più importante è il riconoscimento del buon lavoro da parte dei cittadini. In pratica, gli over 80, ben il 65% hanno ricevuto già la seconda dose, e l'85 la prima, quindi insomma una copertura molto ampia di quelle che erano le fasce più di quella fascia d'età più delicata. Sugli over 70, quindi tra i 70 e gli 80, c'è anche una copertura molto buona che supera il 75% per la prima dose e il 50% per la seconda, e quindi sta andando anche lì ad una buona copertura. Sta aumentando la copertura della fascia di età tra i 60 e i 70 anni e sta iniziando in queste ore la campagna di prenotazione per i 58-59 anni, quindi gli under 60, i nati 62-63. E quindi stiamo iniziando a scendere con la fascia di età, oltre naturalmente categorie particolari che sono cioè, ben chiare, che sono operatori scolastici, operatori sanitari, forze di polizia, quelle già l'avevamo vaccinate in un primo momento. Quindi siamo arrivati alla somministrazione di quasi 1.700.000 vaccini nella nostra regione e ci attestiamo quotidianamente a circa 30.000 somministrazioni al giorno, il che vuol dire entrare quasi a pieno regime. Noi siamo nelle condizioni di arrivare a circa 60.000, cioè con l'organizzazione che abbiamo, qualora avessimo i vaccini, siamo nelle potenzialità di arrivare a quasi 60.000 vaccinazioni al giorno, che sono circa il 12% di quello che è l'obiettivo nazionale di arrivare ai 500.000 al giorno. E quindi noi siamo attrezzati che qualora arrivassero i vaccini potremmo quasi, cioè di fatto raddoppiare l'attuale Raddoppiare. somministrazione per una copertura che vorremmo raggiungere più possibile, prima possibile, una copertura di gregge per ciò che riguarda la vaccinazione, in modo da poter nel più breve tempo possibile tornare ad una vita il più normale possibile, come tutti i cittadini auspicano. E questo è l'obiettivo che ci siamo dati come amministrazione regionale. Marietta, visto che dei vaccini ne ha parlato esaurientemente Daniele Leodori, io direi di fare un accenno a questo tema, al discorso del 26. 26, il Lazio ritorna a zona gialla, ormai ufficialmente, e questa è una buona notizia. Ma secondo me un'ottima notizia che comunque sta anche un po' a testimoniare lo splendido lavoro che si è fatto e di cui il vicepresidente Leodori ha parlato fino a un momento fa. Perché chiaramente, insomma, non c'è stato solamente una vaccinazione massiva e che è fatta di numeri, c'è stato uno sforzo, direi, sovraumano da parte di tanti operatori sanitari, della macchina della sanità regionale, anche del
voglio dire, del mondo produttivo. Per esempio, cioè, è stata utilizzata la nuvola di Fuxas, quindi ringrazio anche il presidente, l'amministratore Rosati. Insomma, però tanti spazi messi a disposizione, tantissima gentilezza e tantissima anche organizzazione. Guardate, lasciatemi dire una cosa. Chiunque si è vaccinato, voi sapete che spesso i rappresentanti politici istituzionali sono spesso destinatari di tante lamentele. Noi raccogliamo istanze, ma raccogliamo anche problemi, raccogliamo lamentele sulle questioni che non vanno. Eppure vi assicuro che tutte le persone che si sono vaccinate con cui ho parlato, beh, nessuno mi ha detto c'è stato un intoppo, non sono riuscita a prenotare, a parte il primo giorno in cui chiaramente c'è stato un po' di caos, però per il resto è stato veramente un processo assolutamente smart. Nella prima fase in cui si fa l'anamnesi, nella seconda fase in cui c'è la somministrazione del vaccino, anche nella fase di breve osservazione. Quindi sta a testimoniare un impegno vero che chiaramente ci dà speranza per il futuro. Zona gialla. Io voglio ricordare che Lazio è stata una delle regioni che è stata più a lungo in zona gialla, quindi comunque significa che abbiamo funzionato bene fin dall'inizio. Ora, per me che seguo più il mondo delle attività produttive, chiaramente è una notizia che mi riempie di speranza, perché comunque conosco lo stato di sofferenza delle nostre imprese, non solo ristoratori e proprietari di bar, guardate, di tutti quanti. Perché anche quelle attività che sono riuscite a rimanere aperte perché magari avevano i codici Ateco che glielo permettevano, insomma, no? Sapete come ha funzionato chiaramente in passato, però è chiaro che finché c'è una crisi di fiducia da parte dei cittadini, finché i cittadini non si sentono sicuri, non si riesce pienamente a fruire anche dei servizi che vengono offerti. E poi chiaramente. Mi è piaciuto molto il discorso di Draghi e anche l'impostazione che ha dato, perché ha detto sì, gradualità, sì, chiaramente piena sicurezza e massime misure di prevenzione, però anche irreversibilità nelle chiusure. Quindi credo che questa sia una cosa molto, molto positiva. Lo abbiamo già detto altre volte anche proprio in questa trasmissione. Guardate. Aprire e chiudere, chiudere e riaprire, avere l'incertezza se domani si potrà rimanere aperti. Ecco, questa è una cosa che pesa sul sistema produttivo, perché poi abbassare una serranda è semplice, ritirarla su, attrezzarsi con le misure di distanziamento, di sanificazione, per rendere tutto, appunto, che in modo che si possa dare la sicurezza e la tranquillità ai clienti non è una cosa semplice, ha bisogno di sforzi, ha bisogno di investimenti anche economici, ha bisogno di tanto lavoro. E quindi, bene che sia così, quindi ci sarà gradualità. Io avrei preferito lo spostamento del coprifuoco alle 23, l'ho detto chiaramente, credo che la Lega abbia sbagliato ad assumere quella posizione così, così rigida. Io credo che avrebbe aiutato maggiormente, diciamo, la ristorazione, tra l'altro comunque sarebbe avvenuto tutto all'aperto. Adesso confidiamo anche nell'arrivo della bella stagione e quindi io sono sicura che piano piano comunque cominciamo ad intravedere, la luce alla fine del tunnel. Quindi bisogna guardare con speranze anche con le tante misure che la stessa regione in complementarità col governo potrà mettere in campo, insomma. Allora, i due grandi pilastri di questo periodo del governo Draghi sono la campagna di vaccinazione e il recovery che fra qualche giorno ormai probabilmente verrà, diciamo, reso noto. Il recovery e la ripresa economica che ne seguirà, insomma, come tutti noi ci auguriamo, avrà un impatto anche per la regione Lazio. Quindi entriamo in fase, in un tema economico che è proprio il vostro core business, diciamo, l'argomento sul quale voi siete, diciamo, incaricati di operare. Allora, cosa succederà per Lazio? Che progetti ci sono che potranno, diciamo, far ripartire e anche dare nuova linfa al mondo imprenditoriale e al lavoro anche? Allora, guarda, noi sul recovery abbiamo cercato di fare un lavoro che guardasse in prospettiva e potesse in qualche modo davvero essere un'occasione da non sprecare, o meglio, da sfruttare al meglio per rilanciare l'economia della nostra regione. Ho fatto un lavoro di concerto con l'intero Consiglio regionale, all'interno sia delle forze politiche di maggioranza, sia successivamente con le forze di opposizione, con
con le commissioni, con il consiglio tutto, proprio perché l'occasione è strategica e l'occasione è da non, come dire, sprecare in qualche modo. E ci siamo adoperati affinché questa opportunità, se poi aggiunta all'opportunità della programmazione dei fondi 21-27, desse un'idea di una regione che davvero vuole in qualche modo guardare al futuro con l'obiettivo di essere competitiva e essere al passo con le regioni più avanzate d'Europa. Ci siamo mossi su tre obiettivi strategici. Da un lato l'innovazione, l'innovazione riguardante la modernizzazione del sistema complessivo che va dalla digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo. Quindi un enorme capitolo su questo tema che riguarda dati e servizi digitali, sviluppo di infrastrutture digitali come data center per diventare anche attrattivi da questo punto di vista e punto di riferimento del centro Italia, ma io dico di più anche del Mediterraneo, perché se noi riuscissimo a creare delle infrastrutture digitali all'avanguardia e tecnologicamente avanzate, è chiaro che saremmo degli attrattori per, diciamo, anche da un punto di vista internazionale. Poi investimenti sulle nuove tecnologie, sul trasferimento tecnologico, sull'intelligenza artificiale e sui sistemi intelligenti. Quindi questo è l'enorme capitolo che noi abbiamo inserito nel Recovery, nel Next Generation EU, riguardo la modernizzazione del paese, affiancata agli investimenti sulle infrastrutture per la mobilità, che vanno di pari passo, sono infrastrutture materiali e immateriali. Quindi da un lato modernizzazione, ma modernizzazione vuol dire digitale, ma anche nuove infrastrutture, ma anche adeguamento dell'attuale sistema infrastrutturale della nostra regione, che ormai è un po', dobbiamo riconoscere, obsoleto. Questa regione manca di investimenti infrastrutturali da troppi decenni. Ne cito una su tutti. Parliamo da 20 anni della Roma Latina e ancora stiamo parlando della Roma Latina, che nel momento in cui riusciremo a realizzarla, probabilmente sarà già un'idea abbastanza, come dire, vetusta da questo punto di vista, cioè diciamo, su come opera moderna e davvero al passo con i tempi. Noi invece abbiamo cercato di offrire un quadro di proposte da presentare al governo e all'Unione Europea che guardasse a infrastrutture per la mobilità, diciamo, come dire, per la mobilità sostenibile, con investimenti all'interno della città e i collegamenti tra la città e le altre province della nostra regione, in modo da immaginare un'unica grande area metropolitana. Noi abbiamo pensato che questa regione, se non la teniamo insieme come sviluppo delle infrastrutture, ripeto, materiali e immateriali, noi non riusciremo mai a renderla competitiva e non riusciremo neanche a garantire l'idea di una capitale, di un territorio al passo con i tempi, ma avremo sempre territori di serie A e territori di serie B. Noi invece abbiamo cercato di offrire una proposta innovativa che, e lo dico, diciamo, parlando di questo territorio a nord della provincia, per esempio, su questo territorio noi abbiamo immaginato la trasformazione dell'attuale linea ferroviaria in linea metropolitana, perché soltanto così, e è chiaro che è un obiettivo ambizioso, guardate, ma come lo era la Roma Latina 20 anni fa, mai ne iniziamo a parlare e mai riusciamo a mettere questi temi al centro del dibattito politico-amministrativo, per far sì che poi, con il tempo, se non sarà questa occasione, potrà essere un'altra, ma quando le idee sono valide e hanno, diciamo così, l'apprezzamento dei territori e dei cittadini, prima o poi sono idee che verranno realizzate. E quindi l'obiettivo è quello di offrire una, diciamo così, proposta innovativa della divisione e della nostra regione e che potesse essere, da un lato, andare e che potesse da un lato andare verso la modernizzazione del paese,
dall'altro verso un adeguamento infrastrutturale vero, reale, da poter servire tutti i territori. Io ho parlato di questo, ma posso dirvi che la stessa cosa abbiamo fatto con trasformazione di una linea ferroviaria a sud verso la provincia di Latina, le fermate dell'alta velocità nella provincia di Frosinone e nella provincia di Viterbo iniziano ad essere realtà, il raddoppio della ferrovia Roma-Viterbo e poi infrastrutture tese anche al rilancio dell'economia. Sempre qui, noi abbiamo proposto un grosso investimento sui porti. Poi ci dovremo confrontare con il governo nazionale perché la proposta che il recovery nazionale fa di investimento sugli investimenti portuali a nostro avviso è insufficiente rispetto a quelle che sarebbero le esigenze della portualità nel nostro paese. E per adeguare e per far sì che il paese che è al centro del Mediterraneo per eccellenza storicamente, quindi è la porta di accesso all'Europa dal Mediterraneo, abbia dei porti che possano essere competitivi, abbia una portualità che possa davvero essere all'altezza delle aspettative. E quindi il confronto sarà, serrato con il governo perché noi abbiamo l'idea che il porto di riferimento della nostra regione è di Roma, debba essere un porto che guarda a uno scalo crocieristico, come attualmente molto importante, ma allo stesso tempo si rafforzi anche da un punto di vista dello scalo merci. E a questo abbiamo legato, sempre come infrastrutture sostenibili e la mobilità sostenibile, una infrastruttura ferroviaria di supporto alla crescita del porto, che è la Civitavecchia Orte, come ferrovia dedicata soprattutto alle merci che potrebbero arrivare nel momento in cui gli investimenti sui porti venissero aumentati e quindi fare di questo scalo portuale una realtà importantissima per il Mediterraneo. E questo è per la prima linea strategica. Le altre due le enuncio perché non voglio perdere e dilungarmi più di tanto, e poi magari ci ritorneremo su temi specifici se Marietta vorrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, come immagino, e faremo altri focus. Le altre due linee strategiche riguardano la transizione ecologica, che è sicuramente una delle linee guida inserite nel Next Generation, e la terza linea strategica. Questo enorme sviluppo non può non tener conto di questa terza linea strategica che è l'inclusione sociale e territoriale e la parità di genere, perché la crescita e lo sviluppo non possono, pur lavorando sulla crescita e lo sviluppo, non possiamo permetterci di lasciare indietro nessuno e soprattutto non possiamo continuare a immaginare una società che non abbia come punto cardine della propria crescita e del proprio sviluppo, una parità di genere vera e non soltanto, in qualche modo annunciata. Allora, E quindi abbiamo una domanda interessante, direi. Il PTPR è appena approvato, ieri sera, ricordiamo, rischia o meno di rallentare questo percorso di investimenti? Chi vuole rispondere, Marietta? Marietta volontaria. Io volontaria, penso che con Daniele abbiamo un po' la stessa visione. Allora, guardate, il Consiglio aveva provato qualche mese fa a rendere il PTPR e la vecchia intesa col MIBAC sicuramente più confacente alle esigenze del settore produttivo. Era stato uno sforzo, io direi, corale, che aveva visto impegnato comunque le forze di maggioranza e le forze di opposizione, perché chiaramente noi ci si rende conto, essendo il Lazio un territorio che è fortemente vincolato, cioè gran parte del territorio laziale è vincolato, è chiaro che bisognava dare certezza comunque alle amministrazioni locali, il sistema produttivo e quindi abbiamo provato a fare uno sforzo anche per in qualche modo rendere quell'intesa, ripeto, più confacente perché si tratta comunque di un atto di copianificazione, quindi dove conta la regione ma conta anche il ministero.
Ahimè, il MIBAC, io su questo sono chiaramente arrabbiatissima, lo dico, sono uscita pubblicamente, l'ho detto in consiglio, insomma, ha ricorso, quindi diciamo, lo ha impugnato e la Corte Costituzionale ha riaffermato il principio che comunque si trattava di un atto di copianificazione. Ora, quindi noi siamo stati in qualche modo costretti, è brutto dire, a prendere quell'intesa che è stata ristabilita, sulla quale comunque l'assessore ha voluto rilavorare per fare salvi. Per esempio, almeno quanto già approvate, anche se io credo che sull'articolo, se gli articoli 62 e 63 si possa fare ulteriormente qualche punto di chiarezza. C'è stato l'aggiornamento, per esempio, della cartografia del 2014, perché prima si parlava addirittura di una cartografia molto vecchia. Però la verità è che con quella sentenza della Corte ha messo un po' la pietra tombale, diciamo, sulle nostre aspettative e sulla nostra volontà anche di rendere quel piano più confacente alle esigenze del mondo produttivo. Ora guardate, se mi chiedete personalmente, poi chiaramente ognuno di noi, la maggioranza è molto composita, quindi abbiamo sicuramente delle visioni anche diverse, delle idee diverse. Io non do un giudizio estremamente positivo, lo sa l'assessore, lo sa chi diciamo segue gli interventi in consiglio. Penso però che comunque bisognava approvarlo perché comunque senza l'approvazione di quel piano le norme di salvaguardia avevano comunque ancora, che erano vigenti, avevano comunque sicuramente davano comunque un quadro più restrittivo. Certo è che noi dobbiamo far sì, questo io lo ripeto sempre, l'ho detto anche stamattina proprio in un webinar al quale ha partecipato anche il vicepresidente Lodore, c'era cioè il presidente Zingaretti, c'era cioè un saluto della sottosegretaria Fontana. Io credo che ci voglia un grande patto per lo sviluppo, soprattutto alla luce delle tante cose che prima raccontava Daniele rispetto alle nostre proposte, perché la cosa certa è che non si può pensare che qualcuno fa e qualcuno disfi. Il MIBAC e spesso le sovrintendenze, questo lo dico io, non lo dice il vicepresidente della regione, però mi posso permettere di dire che comunque ha spesso una visione troppo conservativa e poco appunto confacente alle esigenze di un mondo che cambia, che ha bisogno di attrarre investimenti, che ha bisogno di spendere quelle tante risorse che stanno arrivando. Daniele faceva riferimento al recovery, fatemi fare un paio di battute anche sul recovery, perché Daniele ha parlato giustamente della nostra proposta, che è stata a mio avviso una proposta ben confezionata. Purtroppo non abbiamo trovato un grandissimo riscontro nelle risorse che poi si parlava dei porti. Io purtroppo penso che ai porti del Lazio sia toccato ben poco rispetto alle richieste legittime che aveva fatto e sulle quali Daniele tra l'altro si è anche battuto. Credo però ci siano due o tre elementi positivi. Allora, intanto, per esempio, ho visto che c'è un fondo complementare di circa 30 miliardi. Che rispetto aggiuntivo rispetto alle risorse del recovery, che è importante. Perché è importante? Perché in qualche modo ci consente di spostare alcuni progetti dal recovery plan a questo fondo complementare, soprattutto per esempio su quei progetti dei quali che sono così complessi e che hanno bisogno di una diciamo di un coinvolgimento di una tale quantità anche di soggetti che probabilmente non potranno essere realizzati entro il 2026, che è il termine di scadenza ultima per la realizzazione dei progetti. Ok? Quindi ci sono delle cose abbastanza positive. Chiaramente avranno sempre targets, avranno sempre i milestones, quindi comunque ci sarà sempre un'attività di monitoraggio e le linee guida dovranno essere quelle, le stesse chiaramente del recovery plan. Però non ci sarà, per esempio, l'obbligo di rendicontazione a Bruxelles, quindi scadenze anche più lunghe rispetto a quelle del 2026. Però almeno da quello che sta uscendo in questo momento, che io credo che sia qualcosa di più positivo rispetto a quello che c'è prima, ci sono delle cose assolutamente positive. Oltre, per esempio, a più soldi sulla sanità, questa era una richiesta che veniva chiaramente da più parti. Oggi ci sono circa 20 miliardi, io credo ce ne vorrebbero anche un po' di più, ce ne volessero anche un po' di più, però rispetto a quell'originario che ne prevedeva 9. Dopo una pandemia del genere, insomma, sicuramente un salto di qualità c'è stato. E poi sulla transizione ecologica. Ora, però, tutte le cose di cui abbiamo parlato anche questa mattina, tra l'altro oggi è la giornata internazionale della Terra e che ci ricorda che comunque noi abbiamo un debito ambientale enorme anche con le generazioni future e quindi questo dovrebbe chiamarci a una grandissima azione di responsabilizzazione. Però avremo riforme e investimenti per l'economia circolare, per la gestione dei rifiuti,
fonti di energia rinnovabile, per esempio, viene affermato a chiare lettere che comunque ci vorrà una semplificazione delle procedure di autorizzazione per le rinnovabili, la promozione, per esempio, dell'agrivoltaico e del biometano. Quindi sono tutti punti fermi che vedete che prima non erano proprio chiarissimi. E io sposo assolutamente le parole del ministro Cingolani, non solo quelle che ha pronunciato in audizione con le Camere riunite, nelle commissioni di competenza, ma anche quelle che ha pronunciato stamattina. Guardate, non ci può essere una sorta di giustificazione burocratica alla lentezza e soprattutto ai mancati investimenti del recovery. Perché noi una cosa non ci possiamo permettere, di avere risorse a disposizione e mai come in questo momento ne abbiamo avute, anche se si confrontano con le dovute proporzioni ai fondi del piano Marshall, oggi noi abbiamo più risorse di quelle che l'Italia ricevette con il piano Marshall, ok? Cioè abbiamo la possibilità di spendere più risorse. Dobbiamo essere bravi a spendere. Allora, che cosa significa? Che nel sistema di permitting, quello autorizzatorio, io voglio fare un esempio. Noi stiamo andando a circa un decimo della velocità a cui dovremmo andare per compiere quegli obiettivi che ci richiede l'Unione Europea. Sapendo anche, però questo diciamolo Daniele, allarghiamo pure un po', tra l'altro so che Daniele è un appassionato di temi europei e internazionali. Lo sforzo che sta facendo l'Europa è enorme e è lodevole, però dobbiamo anche sapere che la gran parte delle emissioni di CO2 non vengono prodotte qui, vengono prodotte in quei paesi che non hanno gli stessi nostri standard di produzione e che anche un po' a ragione rivendicano comunque tassi di crescita e di sviluppo che noi abbiamo avuto prima di loro. E quindi è chiaro che i patti debbano essere fatti con tutti, importante, quindi il G20, importante la nostra copresidenza della COP26, proprio perché questo ci serve chiaramente a far che cosa? A far maturare la consapevolezza a tutti che i target ambientali e che diciamo il debito ambientale è un debito ambientale di tutti e che la transizione ecologica serve a tutti. E l'altra cosa sulle infrastrutture, perché finora stiamo parlando solo di recovery, non abbiamo parlato della programmazione europea, che è quella che invece gestirà la regione, perché sul recovery la regione ha fatto una proposta, ma poi la decisione del governo. Infatti, sui porti, a mio avviso, il governo è stato insufficiente, perché, per esempio, sui porti del Lazio, qui se c'era una cosa da finanziare, era quella che viene chiamata darsena grandi masse, che era quella sì che avrebbe sul serio consentito anche di rafforzare la vocazione commerciale di questo porto, quella anche cantieristica navale, quindi e questa di fatto non c'è. Quindi sono finanziate probabilmente tre opere che cuberanno più o meno 80 milioni di euro, ma che sono ben lontane dalla cifra di 1,2 miliardi che avevamo chiesto. Però anche sulle infrastrutture, sulla mobilità, pensate all'alta velocità, viene rafforzata l'alta velocità, ma vengono rafforzate anche le ferrovie regionali. E guardate, intanto l'alta velocità abbiamo visto che genera sviluppo enorme, perché i luoghi, i territori che sono serviti dall'alta velocità hanno un tasso di sviluppo assolutamente maggiore rispetto a quelli che non sono serviti dall'alta velocità. E poi però dobbiamo fare questa grande operazione di ricucitura e soprattutto di ridurre il divario tra il nord e il sud del paese. Roma-Milano 3 ore e mezza, Roma-Lecce più di 6 ore. Ora è chiaro che questa cosa non può andare bene. Però a fronte di questo, quindi di investimenti sull'alta velocità, c'è pure tutto un investimento sulla ferrovie, anche sulle linee ferroviarie regionali, e questo ce lo dobbiamo dire, perché poi quanti pendolari, Daniele, la mattina partono da Zagarolo piuttosto che da Civitavecchia, piuttosto che da Frascati e vanno o da Tivoli e vanno a lavorare a Roma. Allora, avere attenzione anche a questo, io parlo del Lazio, ma vale chiaramente per tutta Italia. Lo sportello unico doganale, la digitalizzazione della nostra catena logistica, e guardate, questo è qualcosa che sarà importantissimo anche per diciamo, lo sviluppo del porto. Poi è chiaro, io concordo molto con Daniele, secondo me non è stato fatto a sufficienza, perché l'Italia è un'enorme piattaforma logistica, cioè solo geograficamente, diciamo, no? Noi dovremmo essere, e guardate, questo ci darebbe anche dei vantaggi competitivi sul piano economico e io direi anche sul piano geopolitico, perché noi potremmo giocare un ruolo nel Mediterraneo ben maggiore rispetto anche a quello che stiamo giocando in questo momento. Però di fatto è poi l'inclusione, la coesione sociale. Allora, è chiaro che c'è qualcosa di enorme che si sta muovendo, però noi tutti siamo chiamati a che cosa? A provare a semplificare un po' la vita di cittadini,
delle imprese, degli enti locali, perché i sindaci e gli enti locali saranno un soggetto assolutamente rilevante, anche se noi non sappiamo ancora quale sarà la governance dei fondi del recovery, perché su questo ancora non c'è grandissima chiarezza. Però il nostro impegno, e credo che lo potremo assumere, Daniele l'ha assunto in tante occasioni, insomma, è quello di semplificare, semplificare, semplificare. Chiaramente non tutta la legislazione passa da noi, per esempio i commissariamenti delle opere sono passati dal governo, ora pure lì bisognerà vedere che tipo di governance, il modello dell'Expo di Milano o del modello del Ponte di Genova. Ecco, significa semplificare, significa velocizzare e poi, come dicevo pure stamattina, grande confronto con i territori, grande confronto anche con l'associazionismo locale, con le comunità locali, un grande dialogo pubblico che sia trasparente, che sia inclusivo, ma che sia tempestivo nei tempi, perché noi non ci possiamo permettere di vedere quello che è successo, per esempio, con TAV. Quella è una discussione che ha attraversato generazioni, ok? Ecco, se un'opera è strategica, è definita strategica per questo paese, non se ne può discutere per 20 anni. Si apre una fase di discussione anche approfondita, ma se si decide si va avanti. Ecco, questo credo che sia un dovere che tutta la politica dovrebbe assumere. Allora, vi faccio un'altra domanda ciascuno, però avete un minuto per rispondere, sennò poi sforiamo troppo, anche perché c'è un altro evento in diretta, in contemporanea con noi, dal quale, ahimè, Daniele e Leonori, non arrivano notizie buonissime, direi. Allora, in questo momento molta parte dell'imprenditoria del Lazio, dell'Italia, insomma, sta pagando un prezzo molto alto e c'è il rischio che la ripresa veda troppa gente che non ce la fa. La Regione Lazio ha messo in campo anche aiuti, insomma, in questo senso. Sono previste altre iniziative in questo senso? Però proprio è una battuta la tua risposta, non abbiamo più tempo. Sì, quindi insomma, potrei già chiudere qua, però di spiegazione li do in più. Allora, orientati però al rilancio, mentre in una prima fase noi l'abbiamo diciamo orientati al sostegno, alla liquidità, sia le famiglie, sia le imprese, sia il settore produttivo che quello commerciale. Oggi noi dobbiamo, utilizzando su questo obiettivo la programmazione invece 21-27, non il recovery che è diciamo così, il rilancio strategico e anche generazionale e intergenerazionale. Questo del 21-27 è la ripresa immediata, è la ripartenza. Noi utilizzeremo risorse della programmazione 21-27 per sostenere la ripartenza di quelle aziende che a causa della pandemia e della crisi economica a seguito della pandemia sono in difficoltà per ripartire, per il rilancio della propria attività produttiva. Quindi due strategie differenti. In una prima fase, diciamo 2020, noi abbiamo dato sostegno all'occupazione, alla liquidità per le aziende, al sostegno vero, immediato e diretto. Nella fase successiva, quindi programmazione 21-27, l'obiettivo che noi abbiamo è quello di dare sostegno alla ripresa e al rilancio delle proprie attività. Bravissimo, perfetto nei tempi. Marietta, altrettanto chiedo a te. Tante risorse, perché quest'anno 1,3 miliardi solo di POR FESDRA, il quale solo sul sostegno anche pure all'impresa, avremo alcune risorse anche, diciamo, insieme all'FSE, al Fondo Sociale Europeo, cioè altri 150, sono molti di più quelli del Fondo Sociale Europeo, però solamente pensate Fondo Futuro, no? Cioè, ce ne sono tantissimi, Presid, insomma, voglio dire, veramente c'è un ventaglio anche di iniziative e ci sarà un ventaglio di bandi indirizzati anche qui alla digitalizzazione, all'internalizzazione, all'asse territoriale, alle riqualificazioni di alcune zone. Quindi io credo che veramente ci aspettano comunque dei mesi di intenso lavoro, perché adesso le linee guida della programmazione le abbiamo approvate in consiglio in concomitanza del bilancio. Adesso c'è da fare il POR, ma c'è poi da riempirlo di quegli strumenti, di quei bandi che più potranno essere utili comunque alla ripresa, alla ripartenza di quelle imprese,
a chi anche ha voglia di reinventarsi in qualche modo, perché è chiaro che la pandemia ha cambiato molte cose, alcune esigenze non ci saranno più, ne sorgeranno delle altre. Pensate solo al nostro sistema di lavoro, noi lavoriamo quasi sempre smart working, molti diciamo lavorano in smart working, quindi è chiaro che cambia anche un po', no, la gestione degli spazi, probabilmente potrebbe essere anche un'occasione di rigenerazione e di riqualificazione urbana di alcune periferie particolarmente degradate, quindi cioè, c'è da reinventarsi anche alcune cose che a cui la pandemia, diciamo, chiaramente ci ha costretto a pensare, però fortunatamente ci sono le risorse, per cui, ripeto, dobbiamo fare una pensata vera e anche, diciamo, strategica su quello che serve, e poi riempire di contenuti queste tante risorse che comunque fortunatamente ci sono, insomma. Bene, grazie per la vostra brevità, grazie per la vostra disponibilità, un ringraziamento al vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, non ha guardato la partita per stare con noi. Grazie, no, Marietta, no, Marietta, no, Marietta. Mi scuserò a vista, mi scuserò a vista questa cosa, però insomma. Spero di avere altre occasioni per fare questo tipo di... No, lo faremo anche su, diciamo, su focus specifici, insomma, però vale la pena. Perché... Grazie al pubblico che ci ha seguito come sempre, attento, numeroso e affettuoso come sempre. Grazie a tutti, vi diamo appuntamento la prossima settimana. Grazie a tutti, ciao. Arrivederci.